Eccoci qua, ciao a tutti. Aspettiamo come di consueto che un po' di persone si colleghino per dare inizio a questa nuova puntata di Tecnorama. Eccoci, un po' di persone si iniziano a connettere. Aspettiamo che si connettano un po' di persone per cominciare, come sempre. Nel frattempo, ciao a tutti, come dicevo a chi fosse entrato più tardi stiamo aspettando qualche secondo che si colleghino un po' di persone per cominciare questa diretta e quando questo avverrà verrò a presentarvi l'ospite di oggi, l'ospite di questa puntata. Oh, eccoci qua, direi intanto di fare la solita introduzione. Allora, io come sapete sono Federico Gennari Santori e questo è Tecnorama, un nuovo format che si propone di raccontare la tecnologia da punti di vista apparentemente impossibili, diciamo così, o poco consueti. In che modo? Partendo sempre da un libro e senza mai perdere di vista l'attualità, come è giusto che sia per un format giornalistico come questo podcast. È un podcast, quindi ci potete ascoltare su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, scusate, Spreaker, ed eccezionalmente in questa fase di lockdown siamo anche in diretta su Facebook, così per cercare di stemperare un po' la situazione. Il lockdown giustamente è finito in effetti, ma il ritorno alla normalità non è ancora completo, quantomeno non come vorremmo, per cui noi, per chiunque volesse, siamo qui ad accompagnarvi. Allora, direi che i tempi sono maturi per presentarvi l'ospite di oggi. Ricordo che queste prime puntate sono sempre ispirate dalla situazione che stiamo vivendo e quindi trattano di questioni tecnologiche che però partono in qualche modo dalla situazione difficile e anomala che abbiamo vissuto in queste settimane, in questi mesi. Dal momento che siamo live, invito tutte le persone che le volessero a fare domande alle quali risponderemo nell'arco della puntata. E adesso aggiungo, come vi avevo promesso, il mio ospite di oggi. Eccolo qua, vi presento Federico Sbandi, che è il direttore accademico della Digital Combat Academy, una scuola di marketing dei mestieri del digitale, di recente fondazione, ma già con un percorso ben avviato e con delle ottime esperienze attiva tra Roma e Milano. Tra le altre, poi Federico ha molte altre cose oltre a questo, ma ricordiamo appunto il suo ruolo di direttore accademico. E comincio col chiedergli subito, come Tecnorama inizia di consueto le sue puntate, che libro ci ha portato oggi? Allora, innanzitutto Fede, grazie per l'invito e salve a tutti quanti quelli che ci guardano in diretta e ci guarderanno in differita. Il libro che porto oggi è un libro molto ambizioso che si chiama Le grandi battaglie di Roma antica. Libro che ho scelto per due motivi, innanzitutto perché in quanto romano mi piaceva l'idea di prendere questo tempo di clausura domestica forzata per riscoprire un po' delle nostre origini e dall'altro lato perché ero sicuro che studiando a ritroso nel tempo la storia dei grandi imperatori romani, sarei riuscito a ritrovare alcuni grandi fondamentali del modo in cui funzionano gli esseri umani e in qualche modo avrei potuto applicare anche all'imprenditoria moderna. E vi farebbe impressione vedere alcuni degli speech, l'avremmo chiamati così all'epoca, per
alcuni imperatori facevano i propri eserciti, alcuni generali soprattutto facevano i propri eserciti, prima di scontrarsi in delle battaglie campali. Vi faccio un esempio in particolare, la storia dell'ambiente della seconda guerra punica, in cui Annibale, a capo dei cartaginesi, si mette letteralmente di fronte al suo esercito, che però era composto da 10 diverse popolazioni sparse in giro per il mondo e aggregate per l'occasione per combattere contro i romani, e Annibale riesce ad andare di fronte a ognuna di queste mini popolazioni e a fare uno speech motivazionale differente, perché sapeva che alcune erano motivate dai soldi, altri dal fatto di vendicarsi contro i romani perché magari hanno perso in... altri contro il fatto di difendere il proprio territorio, altri che volevano razziare il territorio dei romani. E ciò che è estremizzato, con lo stesso identico ragionamento, deve fare un imprenditore moderno, specie in una fase come questa, perché deve accettare il fatto che tutte le persone che ha in squadra sono in realtà un mondo a parte. All'epoca questo mondo a parte erano le singole popolazioni che venivano chiamate in battaglia a combattere, oggi sono semplicemente i singoli dipendenti, che devono essere trattati un pochino come se fossero dei figli, e in una fase di instabilità come quella della pandemia bisogna accettare il fatto che ogni figlio va trattato proprio in modo differente perché è incline a proprio tendenze psicologiche differenti. E mi ha fatto sorridere leggere questo libro e provare nella mia testa a fare continuamente collegamenti con la modernità. Collegamenti tra passato e un presente molto sfidante, perché appunto, come tu ci ricordavi, queste settimane sono state delle settimane complesse durante le quali abbiamo completamente rivisto il nostro modo di vivere, di lavorare, ma anche quindi di insegnare, che per molti è un lavoro, e di apprendere. Come? Organizzandoci a distanza, scoprendo degli strumenti nuovi di cui molti ignoravano l'esistenza fino a poche settimane prima, magari, come il tanto citato Zoom o la parola webinar. E oggi parliamo proprio di questo, cioè di come la didattica è cambiata nell'arco di queste settimane e delle conseguenze concrete già o semplicemente potenziali di questa novità, di questa grande novità che sta caratterizzando la nostra esistenza. Prima di buttarci a capofitto nelle domande, però, faccio un disclaimer, cioè dicendo che non entreremo qui nel merito dei piani ministeriali e non approfondiremo nel dettaglio, per esempio, il calvario che questa situazione può essere stata per e può essere tuttora per molti docenti, con le conseguenze psicologiche che può aver avuto sulle famiglie, sugli alunni o studenti, eccetera. Ma parleremo di aspetti tecnologici che si sono palesati in questo periodo e dell'impatto che questi aspetti tecnologici potranno avere sulla didattica in un futuro, oltre che nel presente, che speriamo quantomeno migliore di quello che abbiamo appena vissuto. E lo faremo tenendo conto del fatto che la formazione è tante cose, che appunto la didattica è tante cose, perché c'è la scuola, c'è l'università e poi c'è la formazione professionale. Detto questo, chiedo a Fede di cominciare facendo subito un punto della situazione, cioè proviamo a condensare in estrema sintesi che cosa è successo in queste settimane di rilevante nel mondo dell'istruzione e della formazione e per quando si ipotizza un ritorno alla vita normale anche su questo fronte. Allora Fede, solitamente mi sarebbe piaciuto darti una risposta molto lineare anche in ordine cronologico, in realtà la cronaca recentissima ci fotografa un quadro abbastanza drammatico, che è quello degli studenti universitari che in giro per l'Italia si stanno lamentando contro le rispettive università al punto tale da chiedere ai diversi atenei di non pagare la terza rata universitaria o addirittura avere una rateizzazione di questo pagamento. E questa richiesta di aiuto non deriva solo dal fatto che le rispettive famiglie sono in difficoltà, quindi magari ci sono meno soldi in casa e ti pesa un po' di più pagare la retta universitaria, e anche e soprattutto il fatto che queste università, che sono state poverine da un giorno all'altro in un mondo che noi competiamo online, si sono ritrovate evidentemente a erogare una formazione la cui qualità non è necessariamente stata riconosciuta. Immaginate la difficoltà che hanno avuto le università e che stanno tuttora avendo, ad esempio nel fare gli open day online. Cioè, che cosa vuol dire per un di comunicazione che, al di là dell'età che magari può essere 40 e passa, in generale non ha mai visto nei social media un canale strategico di comunicazione. Bene, immaginate che cosa vuol dire per queste persone caricare un software
tipo quello che stiamo utilizzando in questo momento, che è StreamYard, poteva essere BeLive, cioè un software che ti permette di andare live in modo professionale sui social network per addirittura alternare i diversi professori, i diversi responsabili di dipartimento che in teoria devono, come dire, raccontare l'offerta formativa dell'anno a venire e in qualche modo invogliare i prospect a convertire, utilizzare un termine del marketing. Quindi c'è un malcontento. C'è stata una gestione a volte tragicomica di queste lezioni, perché immaginate che molti dei docenti che si sono ritrovati a dover insegnare online non avevano mai in vita loro fatto una videoconferenza. E quindi ti ritrovi tu, studente di un'università importante in giro per l'Italia, a vedere questo docente di 45 anni che letteralmente non sa come far partire una videoregistrazione, non sa come fa effettivamente partire la registrazione del video, che sono due cose differenti, perché poi le lezioni vengono proiettate live, ma devono essere anche registrate. Oppure vedono docenti che, e questa è la cosa peggiore, è il punto più importante su cui mi focalizzerei, docenti che non hanno riadattato la didattica all'online, hanno preso letteralmente la lezione che nella loro testa hanno concepito per un formato in aula e l'hanno portata online senza alcun adattamento, il che è una mancanza di rispetto folle nei confronti degli studenti che non sono fatti, se ne rendono conto, e che vedono che la lezione è troppo noiosa online se viene riproposta così come era in aula. Cioè che ci devono essere degli stacchi continui di attenzione, perché lo span di attenzione delle persone online è molto più basso che in aula. Esercitazioni che prima venivano fatte in aula evidentemente devono essere reinventate, e non possono pensare questi docenti di fare lezioni di 2, 4, 6 ore semplicemente in modo frontale, perché manca quella dinamica di gruppo che comunque avrebbe tenuto in aula l'attenzione un po' più alta degli studenti. Morale della favola, l'università non ha fallito del tutto, ma si è spento a farlo qualche punto. Sì, poi appunto è stato un periodo durante il quale anche la scuola si è dovuta organizzare facendo la didattica a distanza e molti, anzi tutti praticamente i professori si sono dovuti riorganizzare utilizzando questi strumenti nuovi, come tu ci ricordavi, a volte con più successo e capacità di inventiva, a volte con molto meno. Poi c'è tutta questa vicenda rocambolesca della maturità che prima doveva esserci, poi no, invece a quanto pare adesso sarà soltanto di un'ora a distanza senza prove scritte e la riapertura ovviamente a questo punto è prevista a settembre. E è stata quindi una situazione, come tu ci ricordavi, difficile per molti docenti, ma anche per gli studenti, o perché è difficile seguire i ritmi senza una dinamica di compresenza o di socialità che si può creare normalmente e poi anche per la diciamo, necessità di utilizzare dei device che prima non si utilizzavano, degli strumenti che prima non si utilizzavano. In generale ci sono stati degli aspetti negativi e degli aspetti positivi anche però. Secondo te in generale quali sono state le conseguenze principali di tutto questo sulla vita personale proprio degli studenti e dei docenti in generale? Allora, innanzitutto il fatto di riscoprire alcune piccole priorità che magari dai per scontato tu studente, cioè magari il piacere incredibile di stare in un contesto domestico in cui i tuoi genitori per un qualunque motivo sono queste entità astratte che vedi ma non vedi perché stanno tutto il giorno fuori al lavoro, li rivedi magari a cena, però siccome sono stanchi della giornata lavorativa o si riposano o comunque c'è poco da chiacchierare. Quindi innanzitutto per uno studente il piacere di stare in un contesto domestico in cui potenzialmente puoi riscoprire il piacere di interagire con le persone che stanno all'interno del nucleo. Punto secondo, sia dal punto di vista dei docenti che degli studenti, questa accelerazione sul digital gli ha semplicemente messo, se ci pensi Fede, davanti agli occhi una serie di dinamiche che in una finestra temporale di 3-5 anni saranno la condizione sine qua non per fare formazione e ricevere formazione. Il tipo di formazione in aula resterà sempre super importante e sai benissimo quanto io ci creda. Però hai costretto un'intera industria, l'industria dell'educazione, a fare un salto in avanti di appunto 5 anni e a imparare a fare delle cose che comunque a un certo punto della loro vita professionale saranno la norma. Il fatto di aver lanciato nella vasca degli squali del digitale questi docenti magari anagraficamente svantaggiati ha comunque però permesso all'università di, un cazzotto alla volta, imparare a fare una cosa importante. E vedrai che adesso si giocherà un'altra partita fondamentale a settembre, quando le università avranno da un lato la pressione interna di voler riportare i ragazzi in aula e dall'altro la pressione esterna governativa di non poter però mettere in aula, se tutto procede così come sta procedendo adesso,
più del 20% delle persone che in origine sarebbero potute entrare in aula. Indovina, Fede, che succede? Che a vincere la partita della qualità formativa universitaria saranno tutte quelle università che hanno imparato in questi mesi la lezione, hanno imparato a padroneggiare piattaforme di live streaming e riusciranno a combinare questa formula un po' offline e tanto online per riuscire a riportare alcuni studenti in aula, ovviamente gestiti a turno, e però continuamente in contemporanea assicurare la formazione da remoto ai ragazzi che non possono mettere piede in Ateneo. E quindi si tratta di vedere subito, come dire, alla prova del 9, chi ha imparato un po' la lezione e quindi ne trarrà i benefici perché si applaudiranno queste università e chi continuerà a ricevere fischi perché a quanto pare è rimasto ancora indietro. E questo hai detto una cosa molto interessante che secondo me è uno dei punti nevralgici di tutta questa vicenda e che infatti poi approfondiremo in maniera più dettagliata. Intanto c'è una cosa che accennavi prima, no? Rispetto al fatto di stare a casa, genitori, eccetera. Ti chiedo, forse questa situazione ha dato anche a molti del tempo disponibile che prima non avevano per fare una serie di cose, ma per esempio anche per formarsi, cioè. Nella tua impressione c'è un fenomeno un po' di ritorno alla formazione, cioè di persone che si sono prenotati corsi online o acquistato webinar, eccetera, per sfruttare questo tempo anche per cercare di recuperare del terreno o di espandere delle competenze che già avevano? Allora, io penso, Fede, che la pandemia ha esposto semplicemente le persone per quello che sono. Lo svogliato, che anche in aula non avrebbe performato così tanto perché ci va a forza, qualunque sia il livello di studi in cui si è imbarcato, ho solite, come dire, aspettative del fatto che stando in casa, quindi senza neanche più il docente che ti bacchetta, a meno che tu non abbia un genitore, e col fatto che ti può vedere fisicamente in casa, se stai meno guardando le lezioni o meno, a meno che tu non abbia una forma di controllo, è probabile che corrispondi a questo tipo di studente, poi è mollato del tutto. Se invece sei sempre stata una persona che vuole di più dalla vita, quindi non si accontenta dei corsi precostituiti dalla società e dalla formazione tradizionale, ma vuole di più, ci sono buone probabilità che tu abbia sfruttato questo tempo libero per magari seguirti e imparare delle cose extra accademiche. Semplicemente grazie a tutti i contenuti che puoi trovare sul web. C'è una frase interessante che ha detto il CEO del Centro Medico Sant'Agostino, che ho avuto la fortuna e il caso di intervistare su LinkedIn qualche tempo fa. Lui disse: la pandemia ci ha dimostrato che se hai, come dire, una solida identità, in questa fase ne sei uscito più forte. Se a livello identitario, di motivazione, di personale, eri già una persona debole, la pandemia potrebbe averti fatto crollare del tutto. E ahimè, in queste macrocategorie ci stanno anche gli studenti, che poi ben sai si distinguono tra quelli che hanno voglia di farlo, quelli che li hanno costretti a farlo, quelli che lo stanno facendo perché magari avevano una pressione familiare, quindi adesso magari quella pressione è venuta Certo. meno. Ognuno ha dentro di sé le motivazioni per fare le cose. In questo rinnovato contesto di libertà c'è chi ha sfruttato la libertà per fare ancora di più, è la famosa crisi che diventa opportunità, e c'è chi invece ha sfruttato la libertà per parcheggiarsi. È la crisi che diventa disastro. Allora, ti chiedo allora di provare a darci una valutazione di questa crisi, una valutazione duplice, una micro, diciamo, raccontandoci per esempio che cosa ha fatto la DCA, la Digital Combat Academy in questo periodo e se sei soddisfatto di quello che sei riuscito a fare e poi in generale se credi che questo nuovo tipo di didattica possa in qualche modo sostituire quella a cui siamo abituati e in più se, questo è anche interessante, trovi che l'Italia alle prese con questa pandemia e con le ricadute che ha avuto sulla didattica, sul mondo della formazione, abbia reagito in maniera diversa rispetto ad altri paesi per la tua esperienza. Tu comunque hai vissuto negli Stati Uniti per un periodo, quindi hai una conoscenza, diciamo, larga di questo mondo. Allora, scindiamo le due domande e partiamo dalla prima, che è appunto come ha reagito la DCA, la Digital Combat Academy, a questa crisi. Per chi non lo sapesse, la Digital Combat Academy è una piccola e umile scuola di marketing digitale che ha fatto sempre di un elemento, come dire, di un pilastro della sua comunicazione, il fatto che erogasse formazione in aula. Quindi immaginate, scoppia la pandemia e io e il mio socio amico Fabrizio ci ritroviamo a dover affrontare la realtà di... E c'erano solo due direzioni da prendere. La prima era quella orgogliosa e testarda di dire no,
noi siamo a favore della formazione in aula e quindi se non possiamo fare formazione in aula non facciamo formazione. Nobile dal punto di vista ideologico, un suicidio dal punto di vista imprenditoriale. C'era poi la seconda direzione e dire ok, non possiamo fare formazione in aula, questo è un fatto e dobbiamo accettarlo, e non c'è niente che possiamo fare. Facciamo allora di prenderla come sfida personale e sfida imprenditoriale e di accettare il fatto che se tutti adesso devono andare online perché è l'unico canale a disposizione per fare formazione, facciamo in modo di dimostrare che cerchiamo di essere tra i più bravi anche in questo. Quindi la sfida folle tuttora in essere è stato fare quello che quanto l'università non hanno fatto. Cioè mi sono imbarcato nell'avere un rapporto uno a uno con tutti i docenti, abbiamo riscritto praticamente in toto le lezioni e anziché avere, immaginate, in un blocco di 6 ore, 4 di strategia e 2 di pratica, abbiamo dovuto ricostruire completamente la lezione per dividerla in 3 blocchi da 2 ore l'una, in cui ogni blocco da 2 ore ha una parte di strategia, una di pratica e una di presentazione. Perché in questo modo i ragazzi sono continuamente ingaggiati lungo le 6 ore, non subiscono 4 ore di fila una lezione strategica, unidirezionale in pratica, e poi alla fine c'è la parte di pratica. E anche solo fare questo piccolo switch cambiava tutto quanto, perché tu devi avere 3 piccole parti di strategia, 3 di pratica e 3 di presentazione dei ragazzi. Quindi è stato molto complesso, è una battaglia che va ancora avanti, però ogni volta che magari è giovedì notte, sono stanco morto, sto rivedendo per l'ennesima volta le 100 slide di un docente che sono slide che in passato abbiamo sempre accolto e approvato per formazione in aula e poi abbiamo dovuto rifare, non riesco mai a lamentarmi perché lo vedo come uno stimolo professionale. Infatti accettare la sfida di dover ricalibrare la formazione e tutto questo al servizio dei nostri studenti che sono i veri imperatori della nostra scuola, perché la scuola dovrebbe soddisfare i propri studenti. In una fase di pandemia tu immagina che tutti questi ragazzi hanno già pagato il corso in aula, quindi tu immagina che cosa ha dovuto rappresentare per me mettere il cuore in mano, chiamare uno a uno questi studenti, ragazzi, c'è la pandemia, la formazione in aula non si può fare, partiamo online, appena c'è la possibilità proseguiamo col corso in aula, verosimilmente da metà giugno dovremmo potercela fare, e sappiate però che il mio compito fino alla morte sarà assicurarvi una lezione sempre di 6 ore, sempre di sabato pomeriggio, ma che sia adattata al formato web. E stai, il mio punto di vista ovviamente è di parte, quindi potrei dirti che sono soddisfatto di quello che stiamo erogando. Sarò soddisfatto quando alla fine dell'anno accademico, alla fine di questo corso di formazione, avrò letto tutti i feedback dei ragazzi, avrò visto delle votazioni positive e allora potrò dire ok, siamo riusciti nel miracolo. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, Fede, il differenziale Italia versus il resto del mondo, ho un punto di vista privilegiato su questa cosa, non tanto perché io sia stato negli Stati Uniti in passato, ma perché lavorando in una società di consulenza che è Brunswick Group e che ha 23 uffici al mondo, grazie a tutti i clienti che abbiamo sparsi in giro per il globo, posso letteralmente vedere cosa accade. Certo. E sai cosa mi fa ridere? E probabilmente questo basta come risposta. Da noi le università che sono riuscite a fare bene un open day online sono finite sul giornale. Cioè, come se fosse, come dire, l'apoteosi del raggiungimento tecnologico. Ci sono alcune università, tipo la Cattolica, ieri è finita al TG regionale, con un'università storica che ha fatto la storia della tecnologia perché hanno fatto l'open day online. E lì ho detto, ok, servizi, però questo mi dice qualcosa. Cioè, se fare l'open day online ha questo tipo di copertura mediatica, vuol dire che quello è il nostro limite in Italia. In paesi anglosassoni, UK, USA, quindi Regno Unito, Stati Uniti, a fare la differenza sono state letteralmente la qualità del live streaming, il modo innovativo in cui tutti i corsi sono stati ricalibrati da un momento all'altro e anche, attenzione, la barriera tecnologica all'ingresso dovuta al fatto che magari era più facile raggiungere le persone con una connessione decente, magari c'è stata una Apple che negli Stati Uniti si è messa subito in combutta con il governo americano per fare di tutto per fornire ad esempio dei tablet ai ragazzi affinché avessero quantomeno un device, non solo la connessione ma anche un device eccetera. Quindi ogni paese ovviamente ha avuto i suoi problemi, l'Italia non è il paese peggiore del mondo e gli Stati Uniti non sono il migliore del mondo, però è stato interessante vedere cosa da noi ha fatto notizia di Open Day Online e cosa negli altri paesi ha fatto notizia, intere università che hanno completamente ricalibrato la formazione per l'online e magari già lo facevano in passato, hanno solo dovuto adattare alcune cosine, e partner tecnologici basati negli Stati Uniti
e hanno letteralmente messo i device nelle mani di questi ragazzi che hanno bisogno di imparare. Qui c'è stato anche quel tipo di vantaggio. E, da quello che ci dicevi, emerge chiaramente che tu sei uno strenuo sostenitore della didattica dal vivo. E allora, proprio per questo ti chiedo, perché secondo te la didattica a distanza o comunque questo tipo di didattica che si sta facendo in questo periodo di restrizioni non può sostituire quel tipo di didattica là? È una cosa che è sulla bocca di tutti, di cui si parla tanto e rispetto alla quale tutti rispondono che non c'è il contatto fisico, ma al di là di questo, secondo te perché veramente non è sostituibile? Allora, penso per due motivi. Innanzitutto, il primo è dovuto a, torniamo a questa parola magica, l'attention span dei ragazzi. Tu sai perfettamente che se ti metti a contatto con una nozione, un concetto, uno strumento, una frase, se la tua attenzione è al 30% di attenzione, al 30% del livello massimo di attenzione, il tuo cervello ha quel livello di attenzione, il modo in cui percepisci quell'informazione è completamente diverso da avere il 100% dell'attenzione. È il motivo per cui magari se stai discutendo con la tua ragazza e lei vede che non stai ascoltando del tutto, si arrabbia perché sa perfettamente che dal suo punto di vista lei ti sta dicendo una cosa importante e tu però la stai recependo al 30%. Al di là di questa metafora pittoresca, è un fatto che tu stai in app, siccome il tuo corpo è praticamente allocato nel luogo in cui la formazione ti viene erogata, la tua attenzione è molto più alta rispetto a quella che hai in uno schermo. Pensa anche solo al fatto che la maggior parte delle università stanno tollerando il fatto che durante le videoconferenze, le videolezioni, i ragazzi non abbiano la camera accesa. Tu immagina quale può essere il mio livello di attenzione se io vedo il docente, ma il docente e gli altri ragazzi non vedono me. Quindi mi bevo una cosa, mi metto con i piedi sul letto, mi sdraio sul letto. Cioè sono una serie di dinamiche proprio dovute alla tua fisicità che online ti impediscono di essere così attento come in aula. Secondo, e probabilmente altrettanto importante, è il fatto che noi abbiamo questa concezione nozionistica del sapere, se non fosse che anni e anni di università non in grado di formare i professionisti del domani dovrebbe averci insegnato che la formazione intesa come capacità di trasmettere la conoscenza non è solo nozione, ma è anche relazione. Perché se io stringo la mano a una certa persona, se io entro in contatto visivo con quella persona, la capacità mia di assimilare le informazioni che mi sta dando è centuplicata e Certo. soprattutto io sto facilitando la mia possibilità come futuro professionista di stringere la mano o di parlare in pausa caffè con la stessa persona che domani potrebbe essere il mio capo, la persona che mette una buona parola per me, un mio collega, il mio sottoposto. Ci sono infinite variabili che possono avvenire. Tutte queste variabili sono possibili online, ma sono velocizzate in aula e questo è un fatto. Negarlo vuol dire negare la realtà delle cose. Adesso proviamo a fare un po' di servizio pubblico allora anche noi, visto che abbiamo parlato di strumenti, prima ne ricordavi alcuni, eccetera. Tra l'altro, questa cosa che raccontavi adesso, cioè del fare lezione senza guardare in faccia nemmeno virtualmente i docenti, è una cosa che nella scuola è diffusissima, cioè tantissimi professori delle scuole medie, del liceo stanno facendo lezioni in questa modalità e accusano fortemente questo aspetto proprio perché manca quel contatto visivo che non è tanto lo stare insieme come a volte può sembrare, ma il capire se c'è intesa, se c'è attenzione, se un messaggio viene recepito o meno. Questi tool, quali sono? Cioè, ne esistono molti e si stanno contendendo un mercato anche molto ghiotto in questa fase, c'è da dire. Nella tua esperienza, quali sono i migliori, se ci sono e perché? Allora, provando a fare una carrellata di nomi, saltiamo da Microsoft Teams a Google Hangout Meet a Zoom. Probabilmente questi sono i tre più sulla bocca di tutti quanti. E tra l'altro, poi ficcando un po' il naso all'interno delle aziende, sai, il bello di lavorare in una società di consulenza, no? È che ogni volta che abbiamo una videoconferenza con un cliente, a volte si utilizza il nostro strumento di videoconferenza, a volte il loro. E io letteralmente, parlando con tutti i clienti, sto come facendo scouting indirettamente di quali sono le loro piattaforme. Questo mi permette di avere un piccolo insight da dentro che mi fa dire con molta confidenza che queste tre sono le piattaforme principali. Allora, ti posso dire che la grande differenza la fanno da, ci sono, immagina due macro categorie. Da un lato
Google Hangout Meet e Microsoft Teams, che sono tutte quelle piattaforme che si prestano per le presentazioni o comunque quei contesti in cui è importante che ci sia uno speaker principale e tutti gli altri che compaiono di lato. Per le lezioni, ad esempio, sono ottime perché c'è un protagonista che parla, che ti mostra le slide e tutti gli altri sono piccolini di fianco. Su Zoom vale per le videoconferenze, ad esempio, tra colleghi alla pari, perché devi simulare con Zoom come dire, un tavolo di lavoro in cui a tutti è dato lo stesso identico spazio. E non è come su Microsoft Teams e Google Hangouts Meet che gli spazi per le persone sono limitati. Su Zoom gli spazi per le persone sono potenzialmente limitati. E a prescindere da quante persone si connettono, tu comunque hai lo stesso spazio per tutti quanti. E se conduci bene le regole del gioco, stai simulando un contesto di riunione in cui 23 persone sono immaginariamente intorno a un tavolo, tutti hanno la stessa possibilità di parola, ordinando bene le interazioni, ma ognuno è importante allo stesso modo. Quindi ripeto, ci sono alcune cose che sono più contano per le comunicazioni online, di chiamiamole unidirezionali, o comunque dove c'è soprattutto una direzione. E ci sono invece canali molto più strategici, e Zoom in questo ha stravinto la partita con tutti gli altri, in cui c'è una sorta di equità in termini di quanti pixel ti è concesso dalla piattaforma e quanto spazio hai per essere protagonista all'interno del canale. Molto interessante però per nerd come te è il fatto che in questo marasma il caro vecchio amico Facebook abbia intravisto questi pattern e abbia detto: facciamo che adesso creo le Facebook Rooms, così non riuscirò mai a scardinare Google Hangouts Meet, Zoom, Microsoft Teams. Ma adesso che tutta la popolazione mondiale si è educata all'utilizzo delle videoconferenze, quando la pandemia finisce, perché a un certo punto finirà, e magari queste piattaforme tenderemo a non utilizzarle più, a te Facebook Rooms, dentro Facebook, che è un canale che già utilizzi, diresti, ah, e quindi hai imparato a fare le videoconferenze durante la pandemia e post-pandemia hai il canale social principale al mondo che ti offre la stessa funzionalità. Ci sono solite probabilità che nella fase, come dire, calante della pandemia e nella libertà che ne conseguirà, tutti avranno in testa questa cosa e cominceremo a utilizzare le Facebook Rooms molto di più, perché abbiamo imparato come farlo su altre piattaforme. Oggi Zuckerberg ce lo mette sotto il naso. Grazie per aver citato anche questo strumento che appunto come tu dicevi esce un po' dalla rosa delle applicazioni favorite per fare gli aperitivi virtuali o per fare le lezioni o i meeting, che però è uno strumento abbastanza nuovo che molti hanno iniziato a vedere in alto sulla propria home di Facebook e che molti stanno anche iniziando a utilizzare. Se parliamo di strumenti, però, parliamo anche di digital divide per forza di cose, che è un tema importantissimo che tu hai già citato. Io ho l'impressione che ci sia un digital divide, anzi non è che ho l'impressione, è di fatto così, c'è un digital divide che è strutturale, cioè deriva dalla disponibilità di strumenti, e un digital divide che invece è funzionale perché ha a che fare con le capacità di utilizzarli. Tu come li vedi questi due ambiti? Cioè, quale dei due è preponderante, quale dei due è più facilmente superabile e quale no? Allora, per come sono fatto, e probabilmente Fede, per come sei fatto anche tu, abbiamo imparato nella vita a preoccuparci solo delle cose che possiamo controllare. E rispetto alle due criticità che hai fatto emergere, quella strutturale, io e te non so quanto potere abbiamo, ad esempio, di portare la fibra ottica in zone dove non c'è, oppure di portare nelle case degli italiani tablet come dire, ad ultimo coefficiente tecnologico lì dove non ci sono. Su questo non abbiamo controllo. E questo è, mi dispiace dirlo, una di quelle cose su cui il caro vecchio amico Stato ovviamente poi deve intervenire, è a lui che spetta in qualche modo fare la magia e farci ritrovare in casa o comunque creare le condizioni tecnologiche affinché questi strumenti e questa connessione arrivino in certe cose, non dipende da noi. Quello però su cui la singola famiglia, perché tanto magari è di questo che parliamo, la singola famiglia ha potere o il singolo professionista ha una sorta di libero arbitrio nel decidere se poter avanzare o restare così dove sta, è sicuramente sulla parte funzionale, cioè sulla parte delle competenze. E vedi, di fronte a questa situazione di emergenza, se è vero che gli studenti e il sistema formativo educativo è stato costretto ad avanzare, la stessa cosa è valsa anche per le imprese. Ma tu immagina tutte quelle aziende che non hanno mai pensato in vita loro di fare un e-commerce, a un certo punto la narrazione dominante è diventata:
se non hai un e-commerce non esisti. Hanno trovato l'amico del cugino del fratello che fa i siti web, gli hanno dato 5.000 euro, hanno fatto un e-commerce, ma nessuno gli ha detto che un e-commerce senza advertising è come una casa magnifica, però in mezzo al deserto e senza strada. Quindi tu hai avuto questa situazione in cui magari le persone, anche nel vero e proprio business, cioè le PMI, che poi alla fine è l'essenza dell'economia italiana, si sono ritrovati a dover in qualche modo superare questo scalino funzionale, questo scalino basato sulle competenze. E però se non hanno avuto la consapevolezza di base per tuffarsi con giusto entusiasmo e magari hanno semplicemente fatto fare all'amico di o al cugino di, non hanno ricevuto risultati, e io penso che usciranno da questi mesi con ancora più sfiducia nel digitale, anche se non è colpa del digitale, è colpa loro che non ci hanno messo abbastanza, come dire, ragionamento. E poi però sai, quando facciamo questi ragionamenti ho sempre paura che alla fine è facile parlare così dal punto di vista nostro, che è facile per questioni anagrafiche e professionali dire queste. Però non accettare il fatto che, esempio concreto, un parrucchiere, anche se avesse avuto il sito web più bello del mondo, e anche se avesse avuto dei canali social che producevano contenuti quantomeno per restare rilevanti, sì, magari adesso che riaprono i parrucchieri avrebbero avuto qualche cliente in più, però durante la fase di lockdown comunque il loro business non poteva andare avanti. Quindi è vero, ci sono delle persone che possono comandare sul loro destino e quindi acquisire nuove competenze sul digitale. Perché rispetto all'avere o meno un tablet che ti dà lo Stato, almeno sulle competenze, il potere ce l'hai. Voi ristoratori, voi estetisti, non avete idea di quante cose potreste trovare su Google gratis solo digitando come usare Facebook Advertising per un ristorante. È pieno di informazione, però bisogna avere il tempo e la pazienza di farlo. E siccome il tempo in questi mesi c'è stato, perché stavamo tutti a casa, Come dicevamo prima. Esatto, ci sono solite durabilità che qualche minuto in più per imparare queste cose lo potevamo allocare. E penso che anche qui l'Italia sia un po' distinta, tra chi durante la situazione di crisi ha detto ok, qui o imparo a usare internet o fallisco tutto, e chi invece si è fermato, si è parcheggiato e ha detto ok, se io non ricevo gli aiuti dallo Stato, chiudo. Fine conversazione. E penso che la vita, o meglio la storia, si ricorda di chi fa, non di chi resta a guardare. E penso che la pandemia creerà un bel distacco di queste due categorie. Giusto ricordare il ruolo, insomma, il ruolo dello Stato o comunque delle istituzioni pubbliche in questa situazione che stanno cercando in questa fase difficile di insomma, sostenere la scuola, l'università come possono, ma insomma, per adesso forse ancora poco. E in particolare sostenere chi, oltre a non avere per esempio la disponibilità della fibra, come tu ricordavi a casa, non ha magari i soldi per comprare un determinato strumento. Tu ci parlavi di quello che la pandemia quindi ci ha dimostrato un po' del carattere delle persone, lo dicevi all'inizio e l'hai recuperato adesso, cioè che questa situazione così anomala ha mostrato forse veramente chi siamo per molti di noi. E rispetto al digital divide, alle competenze, insomma a quello di cui parlavamo poco fa, c'è un punto su cui ti vorrei stimolare, cioè forse il fatto che questa pandemia ha dimostrato ancora una volta che le capacità, anche in ambito digitale, non sono legate all'età. Un po' perché una persona in età avanzata può tranquillamente imparare a utilizzare determinati strumenti, un po' perché, come molti hanno sollevato, molti professori anche a scuola, si legge in giro sui blog, eccetera, ragazzi più giovani, giovanissimi, generazione Z, che si può immaginare siano ipercompetenti in tutto, magari non sanno utilizzare dei software semplicissimi tipo Excel. Tu come la vedi su questa dimostrazione che la crisi, che la pandemia potrebbe averci dato? Allora, parto da un'esperienza diretta che riguarda proprio la scuola. Durante la nostra primissima classe, che partì a Roma nell'ottobre del 2017, noi avevamo una classe che mediamente aveva un'età tra i 26 e i 27 anni. Cioè una classe di 18 persone, la cui età media era 26-27 anni. Però questa era l'età media, se escludevamo una persona, tale Stefania che saluto se ci sta guardando, e che ha 52 anni. Ora, quando Stefania mandò il video di candidatura per la scuola, io e Fabrizio dammo questa video candidatura e ci siamo detti, ok, allora, o
questa persona ha fatto un video molto brillante, l'accogliamo in classe e poi viene fuori che non riesce a stare al passo degli altri. O veramente questa persona è un genio, ha tutte le capacità cognitive per stare appresso al resto della classe e per portare a casa il risultato. Le abbiamo voluto dare fiducia, ci siamo lanciati in questa sfida, chiamiamola intergenerazionale, e io non mi scorderò mai quando durante la lezione di Web Analytics, che era una lezione non per nulla facile, bisognava letteralmente leggere e studiare dei file Excel scaricati da Facebook Insight e riportare le informazioni più importanti all'interno di un Google Drive, quindi un file Excel in condizione. Stefania fu una delle primissime a finire l'esercitazione e mi ricordo che ci furono dei ragazzi molto più giovani che si alzarono, andarono da lei e le chiesero come finire la cosa. Ecco, io nel vedere quella scena dissi ok. Sarà che Stefania è un genio, sarà che ci ha detto bene che, come dire, abbiamo attirato una persona che sì, è in là con l'età, però evidentemente ha delle capacità cognitive superiori. Però vedere quella scena mi ha fatto dire, vuoi vedere che in realtà Stefania è semplicemente più matura, quindi più diligente, quindi magari sai che ci metterà 17 minuti in più a imparare una cosa nuova, però siccome lei parte 25 minuti prima, comunque batte il ragazzino che dice, vabbè, ma questa cosa la imparo al volo, per un eccesso di confidenza e poi comunque non porta a casa il risultato. Oppure Stefania, che viene da un mondo in cui la formazione veniva erogata magari tramite la carta stampata, quindi il tuo span di attenzione era altissimo quando leggevi un libro, riesce a prendere quello stesso span di attenzione e ad applicarlo nel consumo mediatico e formativo dei contenuti online. Quando il ragazzino che è abituato a fruire sui contenuti dentro TikTok, in cui la chiave di lettura dominante è frenesia, scatti continui di scena perché sennò lui perde letteralmente l'attenzione, ha difficoltà poi a concentrarsi sulle cose e quindi anche se ufficialmente sta studiando 30 minuti, in realtà di quei 30 minuti sono effettivi 8, gli altri 22 si è distratto. E dinanzi a questa esperienza mi sono, come dire, mantenuto questa cosa nella testa e nel cuore e poi mi sono permesso di vederla, come dire, applicata nuovamente quando magari mi è capitato di interagire con persone di quell'età, non nei panni di studente, ma nei panni magari di cliente. E quindi vedere persone di 40, 50, 55 anni a capire in un attimo delle dinamiche del web, semplicemente perché o riuscivano a fare dei parallelismi con dinamiche che magari esistono già su altri mezzi di comunicazione, che semplicemente perché hanno scaricato le applicazioni, si sono sporcati le mani e hanno anche solo lontanamente visto come sono fatti questi canali, hanno una minima contezza di come questi canali funzionano. Una cosa che non posso e non possiamo tollerare sono le persone più in là quell'età che dicono che non capiscono degli strumenti, li bollano ed etichettano come stupidi, ma se poi vai a scavare, scopri che non hanno mai neanche scaricato l'applicazione. E allora la domanda che ti fai è, sulla base di che cosa stai esprimendo questo giudizio? Perché io e te, Fede, faremo tanti errori nella vita, ma non giudicheremo mai un programma televisivo o un programma radiofonico o una rubrica su carta stampata senza averla mai prima consumata neanche una volta, perché sennò staremo parlando di qualcosa che non conosciamo. Volevo dire una cosa sull'età, cioè in là con l'età 52 anni, neanche così in là, cioè voglio dire che si può arrivare anche molto più in là e poter comunque approcciarsi al digitale, ma era una cosa importante da dire perché spesso nella vulgata appunto c'è questa idea per cui oltre una certa fascia alcune cose diventano incomprensibili oppure sono appannaggio di una fascia precedente, invece è giusto, diciamo, che una persona come te che lavora nella didattica, ricordi che non è, che non è affatto così. E invece scusami, rispetto al fatto che ci sono delle generazioni giovanissime che sempre nella vulgata si ritiene siano dei geni con determinati strumenti, ma poi non sanno usare delle robe tipo Excel, come dicevo, che cosa ne pensi tu di questo un po' paradosso, come molti lo ritengono? Beh, bisogna anche vedere però se qui prova invece a indossare il cappello dei ragazzi e prova, come dire, a difendere loro in questo frangente. Bisogna anche vedere come gli sono stati insegnati questi strumenti ed effettivamente chi gliel'ha insegnati e con quale metodo didattico. Perché sai, Excel, Word, PowerPoint, sono quella sorta di livello basico della comprensione del digitale che tutti diamo per scontato, che è anche il motivo per cui se io vedo un professionista su LinkedIn che tra le competenze si mette Word, Excel e PowerPoint, rido e dico, senti, per favore, toglile, perché lo diamo per scontato.
Però cerchiamo di capire, cioè, ragazzi, Excel come gliel'ha insegnato? Gliel'ha insegnato con la metodologia del imparare facendo le cose, il famoso learning by doing, gli hai fatto sporcare le mani con un file Excel davanti in cui il ragazzo magari doveva eseguire dei comandi che tu gli davi a voce, con presenza fisica o da foto, o gli hai fatto leggere un libro, o gli hai raccontato in aula le storie su cui dovrebbe imparare Excel. Cioè, cerchiamo di dare il colpo ai ragazzi anche in attimo di con la lente di ingrandimento andare a vedere qual è stato il formativo, perché poi tu insegni, molto spesso la nostra capacità di imparare una materia specie alle medie o al liceo non dipende dalle nostre naturali tendenze, ma dall'entusiasmo che il docente riesce a mettere in questa materia. Quante persone ho conosciuto che al liceo andavano benissimo in una certa materia, che poi hanno completamente abbandonato nella loro vita, unicamente perché al liceo c'era un docente speciale che li ha fatti appassionare per matematica, il latino, l'inglese, eccetera, eccetera. Quindi focalizziamoci sulla persona che insegna, che è il vero attore protagonista nel processo formativo. Lo studente sta solo ricevendo la formazione. Se il metodo non funziona, quella formazione non arriverà a destinazione, e che è anche il motivo per cui banalmente poi magari ci sono queste cose folli, perché all'interno di una stessa scuola c'è una classe che sono diventati dei draghi con Excel e un'altra classe di scuola che fanno assolutamente pena. Beh, io se fossi il preside, quindi un po' l'amministratore delegato di questa organizzazione, mi porrei un attimo il tema di chi è stato il manager dei ragazzi della classe A dal punto di vista dell'Excel, chi è stato il manager della classe B. E cioè, in un gioco di responsabilità c'è lo studente che magari ha sbagliato e non gli va ad imparare. Però siccome due indizi fanno una prova, se un'intera classe non ha avuto alcuna passione e alcun avanzamento a livello di competenze nel famoso mondo del file Excel, andrei un attimo ad analizzare chi sono i docenti che lo stanno insegnando e come. Questo è interessante perché appunto parlare di come i docenti insegnano le cose e nella fattispecie in questo momento di come li insegnano utilizzando degli strumenti digitali pone un tema. Cioè anche i formatori hanno bisogno di formazione, soprattutto in una fase come questa, e lo dico in particolar modo riferendomi a quello che tu dicevi prima, cioè che non è tanto importante come dire, sapere utilizzare certi strumenti, ma come si utilizzano, della serie che un conto è sapere come si apre Zoom e mettersi lì davanti, un altro conto come fare lezioni su Zoom in un modo che poi sia, diciamo, interessante e susciti l'attenzione degli studenti. Allora, partiamo dal presupposto che probabilmente la risposta è la stessa sia per la formazione online che per la formazione in aula, e qui mi riferisco soprattutto magari a quei docenti delle medie o del liceo, in cui, come tutti sappiamo, il compenso finanziario non è tale da giustificare un entusiasmo a prescindere, quindi ci devi mettere un po' di passione tua, perché sai, Giusto se anche ricordare questo. no, chiaro, cioè, comunque la motivazione dipende anche dai soldini che ti mettono sul piatto per fare una certa cosa. Se sei un docente universitario, magari hai diverse valvole motivazionali. Ci sono i soldi, c'è il riconoscimento, c'è la tua attività di ricerca, c'è magari il fatto che oltre che insegnare fai anche il consulente. Quindi mettiamo un attimo da parte questo mondo. Cioè, in questo mondo, quello universitario, se non ti aggiorni mi incazzo un po' di più e me la prendo un po' di più, perché dovrebbe essere il tuo compito essere motivato a capire come fare formazione online. Ma torniamo nel magico mondo delle lezioni delle medie e del liceo. Qui magari, siccome non c'è la valvola motivazionale dai soldini, di fatto, ma la stessa mancata passione che ti farebbe essere noiosissimo in aula, probabilmente ti fa essere anche noioso online. C'è però una differenza. E se tu sei noioso in aula, probabilmente nessuno ti verrà a rompere le uova nel paniere. Sì, qualche genitore di ragazzo verrà a dire al preside, ma questa qui legge il libro, non ci mette alcun interesse, non aggiunge mai un elemento di un pizzico di vero a queste lezioni, sono una morte, letteralmente morte unidirezionale. Online non posso accettare del tutto questa assenza di motivazione, perché se tu hai la confidenza barra arroganza di pensare di saper insegnare, che quindi nessuno ti insegnare a te insegnare, ti andrai a scantare, e la realtà dei fatti ti costringerà a guardare un mondo in cui ai tuoi studenti non stai offrendo il massimo della formazione possibile, perché già non ci metti passione di tuo, perché per un qualunque motivo di carriera, personale, familiare, relazionale, per un qualunque motivo hai già perso quel fuoco negli occhi. Se in più però questo fuoco negli occhi
viene ulteriormente spento dal fatto che non sai neanche padroneggiare il mezzo, seguirti può diventare un'angoscia esistenziale del martedì mattina, anziché un piacere intellettuale del mercoledì sera. Quindi io capisco perfettamente che molte di queste persone sono sottopagate e con qualunque motivo hanno perso la motivazione. Però già in aula avrei difficoltà a immaginare come queste persone tengano alta l'attenzione di una classe. Online, se non padroneggi il mezzo, uccidi l'attenzione della classe nel complesso e quindi vuol dire che proprio non stai facendo bene il tuo lavoro e ahimè il tuo lavoro dovrebbe essere comunque mettere qualcosa dalla tua testa alla testa dei ragazzi. E se non ti riesci, accetta il fatto che stai fallendo nella tua missione, quindi potrebbe essere il caso di aggiornarti. Quindi per chi si occupa di formazione professionale sul digitale si apre una prateria in questo momento, potenzialmente. Sì, perché sei, come dire, cioè questo è il tuo perimetro di azione naturale, è il tuo territorio di riferimento. Quindi si tratta solo di fare meglio delle cose che comunque riguardano un pochino già il tuo lavoro. E nel tuo caso, nel caso di chi naviga in questo mondo, non ci sono davvero scuse. Non ci sono davvero scuse. E lì la partita, attenzione, come in tutte le partite un pochino più competitive e in cui c'è più concorrenza, la partita tra professori universitari, se ci pensi, si gioca tra chi sa usare Google Hangouts Meet e chi lo sa fare, genio. Io mi immagino i messaggi su WhatsApp che si mandano ai professori: no, ma ho saputo che tu hai avuto il massimo delle quotazioni dei ragazzi perché hai dimostrato di saper proiettare benissimo le slide. A un certo livello, invece, chi naviga nei mari del digitale, già a prescindere per motivazioni professionali, la partita è un po' più complessa. E quindi il differenziale tra chi è accettato e applaudito e chi sta semplicemente facendo il suo lavoro è completamente differente. La tua capacità di, qui sparo, gestire una lezione live o un webinar live, portando nella lezione un ospite e nel frattempo interagendo con gli studenti parapartecipanti in tempo reale, tutte cose che all'università farebbero 2-3 persone diverse, tu la fai da solo, bene. Mi dimostra che stai sul pezzo, mi dimostra che stai prendendo il 110% di questi strumenti. Quindi penso che da noi è richiesto che dominiamo questi strumenti, e però anche in questo, come dire, accettare il fatto che dovremmo padroneggiarli, comunque sono dei livelli differenti. E mi piace vedere quali sono questi livelli. Certo. E, allora, sempre in riferimento al ruolo dei formatori, ti faccio una domanda un po' più, diciamo, di mercato della formazione professionale, soprattutto alla luce della tua, diciamo, del tuo parteggiare per le lezioni dal vivo, cosa che personalmente condivido molto. Non credi che in questa situazione chi si era già, diciamo, specializzato in un'offerta formativa molto spostata sul virtuale, insomma, sulla didattica a distanza, e il fatto che molti stiano apprezzando, abbiano imparato a conoscere anche in virtù della maggior disponibilità di tempo data dal lockdown, eccetera, possa in qualche modo avere un vantaggio competitivo. Cioè, non pensi che adesso che tutto un po' riparte, queste scuole, visto che la gente si è abituata un po' di più a fare lezioni in un certo modo, l'ha apprezzato, si è magari un po' sciolta, potrebbero, diciamo, avere un vantaggio ulteriore? Ho capito che dici. È un punto di vista. Io però ne ho un altro basato su una cosa che è successa in Cina, una dinamica che forse avrei letto sui giornali che è stata chiamata revenge shopping. Che cos'è il revenge shopping? È quando tu, persona abituata ad acquistare in negozio, ti viene impedito di acquistare in negozio, vieni addomesticato ad acquistare online, ma appena vengono riaperte le gabbie, non vedi l'ora di tornare ad acquistare in negozio, ancora più di prima. Ho la visione che la formazione online ha costretto i ragazzi ad apprezzare anche, come dire, il fatto di fruire di alcuni contenuti educativi online. Però quando riaprono le gabbie, e per riaprire le gabbie intendo metaforicamente che ci viene data la possibilità di erogare formazioni da a prescindere dalla fine della pandemia, cioè anche in uno stato intermedio in cui magari con gel sanificante, rispettando le distanze, io posso portare in aula i miei studenti. La mia visione è che ci sarà un revenge education in prossimità fisica, perché la gente non vede l'ora di tornare in un contesto in cui si impara, ma
Marco, io sta imparando insieme a tutti gli altri e insieme anche al docente, ma soprattutto insieme agli altri, compagni di classe, colleghi di corso, eccetera, eccetera. Quindi la mia visione è che chi ha fatto, prova a ribaltarti il punto di vista. Vuoi vedere che tutte le scuole che sono nate e cresciute online e che avevano fatto dell'online il loro punto di forza, ovvero il loro motivo di differenziazione nel loro mercato di riferimento, perché loro erano gli unici che sapevano padroneggiare il web, hanno letteralmente perso l'unico asset che avevano. Perché adesso tutti i concorrenti indiretti, cioè quelli che facevano formazione in aula, hanno imparato a fare benissimo quello che facevano anche loro online, e che quindi, e qui mi riallaccio anche alla mia visione da Digital Combat Academy in prospettiva, io non sono pazzo. Io tutte le follie che ho imparato e che sto imparando in questi mesi a livello di formazione online, quando ritorniamo in aula, non le butto al secchio, semplicemente troverò un modo intelligente di avere una visione integrata di formazione in cui online e offline vanno insieme. E ho difficoltà a immaginare che una realtà che invece fa solo online possa avere un vantaggio competitivo. Siamo noi dell'offline che gli abbiamo rubato fette di mercato a loro online, non sono loro che hanno conquistato i nostri studenti. Allora, insistendo, provo a lanciarti la stessa provocazione rapportandola al mondo dell'università, che è un mondo che conosci sia come studente, ovviamente, che come docente, visto che sia Ro tra Roma e Milano ha insegnato spesso anche in corsi universitari. Allora, è possibile che, cioè, in che misura le università private potranno secondo te essere più avvantaggiate delle pubbliche in questa fase, cioè di adattamento alla didattica a distanza? E poi ti chiedo in particolare se, cioè, quale sarà il rapporto tra le università più avanzate di maggior qualità e quelle meno avanzate e di minor qualità, che poi molto spesso, è brutto dirlo, ma sono le università del nord, le università del sud, come usciranno da questa situazione? Cioè, se il boom della didattica online potrebbe essere un'occasione di rinnovamento per tante università un po' più deboli magari, oppure se semplicemente la didattica online e quindi magari un ampliamento dell'offerta formativa della didattica online spingerà molti studenti del sud magari a non andare all'università di casa loro perché tanto ci sono i corsi a distanza dell'università del nord. Allora, partiamo dall'ultima cosa super interessante che hai detto, e questa l'ho vista perché in Brunswick abbiamo alcuni clienti che sono proprio università. Non faccio il nome, però sono tutti al nord. Una dinamica enorme, ragazzi. Adesso sarà il fatto che se io vengo dall'estero, o vengo da una regione, no, facciamo che vengo dall'estero, quindi non mi è garantita in alcun modo la possibilità di andare fisicamente in un altro paese. O magari vengo da una regione lontana, come dicevi te, e mi devo prendere lo sbattimento di pagare un appartamento in una zona in cui, se va tutto bene, posso frequentare il 20% delle lezioni universitarie dell'ateneo nel quale mi sto imbarcando. Ci sono solide probabilità che io sia del tutto demotivato a fare questo passo. Quindi, innanzitutto, ci sarà, come dire, un iperaccentramento localizzato, per cui se tu stai già in un territorio, tutte le opportunità che ti sono limitrofe sembreranno un pochino più interessante rispetto all'andare in un posto in cui devi pagare l'affitto, o addirittura devi cambiare paese, se non comunque zona dell'Italia, e stare in un contesto in cui comunque non puoi sfruttare la fisicità della formazione universitaria. Comunque, insomma, il vero tema, Fede, non sarà tanto università pubbliche verso private, perché ricorda che le università pubbliche hanno un vantaggio, che comunque costano di meno. Quindi, siccome hai meno aspettative, se fanno più schifo, tu vieni deluso di meno. È un'ipersemplificazione, ma è un fatto. Le università private che qui a Milano hanno fatto pagare ai ragazzi, sono tutti i master, qualcosa come 10, 12, 15 mila euro, e sono cose che vedo direttamente. Tu non hai idea del livello di insoddisfazione che hanno questi ragazzi. Perché tu più fai pagare una cosa, più crea crescita aspettativa. E quindi se non viene soddisfatta quell'aspettativa, si crea delusione. E attenzione che i master, o le scuole di alta specializzazione in generale, hanno una caratteristica fondamentale, ovvero che come value proposition, come promessa a fronte di questi soldini, ti dicono che ti faranno conoscere di persona le aziende, che ti faranno fare magari 9 giorni all'estero, che ci saranno dei career day fisici. Tutte queste cose sono venute a mancare, e però nessuna di queste realtà universitarie d'alta specializzazione hanno ridato indietro i soldini delle rette, come
plausibile finanziariamente che abbiano fatto. Quindi ti ritrovi in un contesto in cui si è creata molto delusione verso quelli che costano tanto, e però se tu mi puoi assicurare anche lì networking one-to-one con tutte le persone con domani che dovrebbero dare un lavoro, pare che al master non ci vado tanto per imparare delle cose, quanto per conoscere delle persone, tu non me lo puoi assicurare, per me ci sarà una grande difficoltà in questo senso. Io non ho paura che la sapienza abbia una decrescita così drammatica che viene alla laurea triennale, perché comunque le persone, sanno che può costare effettivamente poco, se la sapienza si attrezza tecnologicamente e ti eroga il live streaming, le stesse lezioni di un'università privata, tecnicamente puoi portare a casa la stessa formazione, ti costa un decimo o ti costa un ventesimo, e però non ci sono tutte quelle promesse che invece la scuola privata tendenzialmente ti dà. Quindi vedo molto a rischio le università private o comunque quelle che offrono corsi, come dire, di alta specializzazione che magari si adegueranno tecnologicamente, ma che non riusciranno a giustificare agli occhi dei propri studenti un investimento così generoso per una formazione che avverrà soprattutto da remoto. Quindi tu non credi che le università private, per esempio, potrebbero avere un vantaggio di adeguamento tecnologico e quindi di adattamento a questo nuovo boom delle lezioni a distanza rispetto a quelle pubbliche, né che le università, diciamo, più avanzate, le università del nord, potrebbero avere un vantaggio in questo senso rispetto alle università meno avanzate, cioè del sud? Cioè, questo pensi temo che sia ci sarà. Equivalente? No, questo okay. Temo che ci sarà. Questo temo che ci sarà, lo vedo, e per quanto entusiasmo ci possa stare, magari anche già al centro dell'Italia, è evidente che, sai, il paradosso è che siccome al nord la pandemia è arrivata prima e le università hanno cominciato a farsi una serie di ragionamenti prima di tutte le altre zone dell'Italia, si sono anche date delle risposte prima. E un po' per questo si sono posti il tema prima. E un po' perché evidentemente hanno magari consapevolezza digitale superiore a centro e al sud Italia, gli riuscirà più facile avere ad esempio dei sistemi di live streaming performanti o addirittura delle applicazioni in cui gli studenti possano prenotare a turno il proprio posto in aula. Ho difficoltà ad immaginare alcune università magari del sud Italia che possono avere in 3 mesi, quindi da zero, un sistema di applicazione che viene dato magari a 10.000 studenti e che riesce a essere funzionale ed efficiente per settembre. Ho difficoltà. Quindi temo che la barriera tecnologica sarà presente. Certo. Bene, allora, per salutarci in chiusura ti faccio una domanda più, diciamo, di ampio respiro. Abbiamo parlato di tecnologie per la didattica e siamo stati molto con i piedi per terra, quindi ci siamo riferiti a gli strumenti che abbiamo utilizzato tutti in questo periodo, Zoom, Teams, eccetera. Ora vorrei chiederti se esistono anche degli strumenti un po' più sofisticati, un po' più, diciamo, futuribili, che magari sono già stati utilizzati in qualche modo e come, e in generale come credi che l'alta tecnologia, cioè strumenti di altro genere, potrebbero nel medio periodo rivoluzionare la didattica? Allora, domanda perfetta, perché c'era una cosa che mi sono tenuto dentro durante tutta l'intervista e che volevo a un certo punto piazzare, non sono mai riuscito a farla e adesso mi hai alzato la palla e schiaccio. Sono contento. Signori, rullo di tamburi, in questi 2 mesi, siccome non mi è piaciuto il fatto che siccome tutti sono andati sul digitale, allora il digitale è diventata la base, da professionista ma anche un po' da nerd e da imprenditore, ho detto ok, fermi tutti, qual è la prossima cosa? Devo cominciare a vedere oggi e qual è il prossimo step tecnologico. Succede che per caso su LinkedIn mi finisce un articolo davanti agli occhi, che tale Gianluca Arnesano, che è un consulente del digitale, ma è anche un professore universitario alla Partenope di Napoli, alla faccia del centro e del nord, diciamolo, ha strutturato la prima lezione universitaria della storia italiana in realtà virtuale. Questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello, perché nella mia testa la Digital Combat Academy un giorno sarebbe diventata la Virtual Combat Academy. Non mi sono mai posto il tema però che questo avanzamento tecnologico sarebbe potuto arrivare molto prima del previsto. Morale della favola, entro in contatto con Gianluca, con questo professore paraconsulente, persona squisita, lo intervisto, ci entro in contatto e scopro un sacco di cose, tipo la piattaforma tecnologica che aveva utilizzato per svolgere questa lezione in realtà virtuale. Si chiama Altspace VR, è di Microsoft. All'inizio questa cosa mi ha bloccato perché mi sono detto, cavolo, però io non ho il visore a casa, quindi non posso utilizzarlo. Lui mi fa, vedi che non capisci niente. Altspace VR, come la maggior parte delle piattaforme di realtà virtuale,
può essere utilizzata anche da desktop. Quindi mi scarico Altspace DR, che è semplicemente un client, mi creo il mio avatar e una volta ogni tot giorni, completamente a caso, io entro in questo mondo di realtà virtuale, che ovviamente per me è in 2D, non è in 3D, perché lo consumo sullo schermo. E quello che però sto facendo, vede, è farmi una cultura gigantesca di come funzionano questi mondi, che sono evidentemente il futuro, di quanto siano molto più performanti di una lezione addirittura in digital. Perché tu immagina che in un futuro ideale in cui io voglio portare la mia formazione in virtuale, non tutta, non sto sostituendo l'aula, la sto affiancando. Alcune lezioni si fanno in realtà virtuale. Invio a tutti i miei studenti, come regalo, un headset magari da 60 euro l'uno. Quindi ti do sia il device tecnologico per farlo, sia il software che è gratuito. Posso per creare come azienda una stanza virtuale che è personalizzata, può avere le sembianze di una classe di professionisti o una classe universitaria. E la cosa assurda qual è? Che quando tu ti metti il visore, qualunque esso sia, tu ti ritrovi in questo contesto in cui hai comunque un docente che fa lezioni con le slide dietro, ma tu puoi letteralmente interagire con gli studenti che ti stanno di fianco. E quando durante la pausa della lezione, cioè la pausa caffè in realtà virtuale, tu vai a fare, come dire, delle piccole conversazioni con gli studenti, con i tuoi colleghi di corso e con il docente, che ricreano perfettamente quello che succederebbe nel mondo fisico delle cose. Quindi, morale della favola, cioè, non è neanche, anche questa non è neanche una conversazione. Il digitale ci sarà il virtuale. La cosa bella potrebbe essere che arriva molto prima del previsto. La cosa bellissima è che nella formazione non ci arriva veramente nessuno se non questo professore in Italia. Immaginate che su Facebook c'è un gruppo Facebook italiani su Altspace VR e l'altro giorno hanno festeggiato il fatto che eravamo in 100, cioè veramente nessuno. E ci sono solo 100 italiani che stanno su questa community, che ogni tanto, totalmente a caso, vanno all'interno di questi mondi che sono internazionali, che tra l'altro sono una bomba per imparare l'inglese o comunque mantenerlo allenato, perché tu parli in realtà virtuale ma con degli esseri umani. Quindi le conversazioni che hai sono le conversazioni che dovresti avere a pagamento con un professore di inglese, tu ce l'hai gratis in questo ecosistema di realtà virtuale, ma soprattutto al di là del gaming, al di là dell'intrattenimento, ragazzi, sono delle prospettive gigantesche per la formazione e domani anche per il business. Ed è qui che volgo il mio sguardo, con grande interesse perché mi piacerebbe essere la prima scuola anche in digitale privata che in prospettiva nel 2021 sbarca con un progettino di formazione in realtà virtuale e i primati aiutano sempre nel business perché è come il settore immobiliare, cioè se arrivi prima degli altri un territorio che in questo momento sembra Certo. inesplorato e che però in 5 anni ci arriveranno tutti quanti comunque guadagnati degli altri. Ma quindi per chiudere, qual è il vantaggio di questa cosa, secondo te, per esempio, realtà virtuale, che nell'immaginario di molti è sempre qualcosa di fantasmagorico e poco decifrabile? Cioè il vantaggio è che tu puoi sostanzialmente ricreare le dinamiche di una lezione fisica, di una formazione dal vivo, però stando ognuno a casa propria, se ho Sì, capito. riesci a prendere secondo me il meglio del digital e del fisico. La cosa interessante del digital è il fatto che c'è un distaccamento fisico, quindi non hai bisogno di stare in uno stesso spazio, che a livello di trasporti, movimenti, eccetera, è comunque uno sbattimento, mentre il contesto domestico è comodo, quindi c'è la comodità della casa, che è tipico del digital. Però perché noi valorizziamo anche il contesto in aula? Per la capacità di interazione, per la capacità di sentirti fisicamente in uno spazio, poter interagire in 3D con l'ambiente circostante, poter decidere con chi parlare mentre la lezione viene erogata e poter decidere letteralmente magari di creare dei gruppetti della finta macchina del caffè durante la finta pausa della finta lezione che in realtà finta non è per niente. Tra l'altro, qui poi giuro mi taccio, la cosa geniale di questo mondo di realtà virtuale, sai qual è? E me l'ha spiegata lo stesso professore, che gli avatar sono molto irrealistici. Potrebbe sembrare un punto a sfavore, che dici no, Federico, ma il bello della realtà virtuale è che l'omino, che il tuo Federico Sbandi là dentro, ti assomiglia tantissimo. In realtà hanno fatto dei studi in Asia e hanno dimostrato che quando tu vedi te stesso in realtà virtuale ti mette un po' di ansia perché ti sembra solo una distorsione della realtà. Se invece tu hai un omino che tu hai personalizzato, ma che non ti assomiglia per niente perché è comunque solo un avatar, mantieni quella Certo. meccanica di gamification che non ti fa, come dire, tenere il distacco, ma anziché ti fa stare in un contesto formativo, ma con una meccanica di gioco che ti mantiene ancora più interessato. Morale della favola, ragazzi, è lì che comincerei a dare un'occhiata se state in questo settore. Sì,
Sì, tant'è che volevo solo ricordare anche tutti cioè anche alcuni esperimenti che Facebook ha fatto sulla realtà virtuale attraverso i suoi visori. Sappiamo che Facebook è il proprietario di Oculus, che è un'azienda che produce visori, si basano proprio su questo concetto, cioè degli avatar molto simili emoji, insomma, divertenti, stilizzati. In virtù, immagino, dello stesso principio che tu ora ci hai descritto. E allora io ti ringrazio per averci raccontato questa storia, lanciandoci uno sguardo cioè facendoci lanciare uno sguardo sul futuro. E a questo punto ti ringrazio per essere stato con me in questa sesta puntata, ancora tra le primissime puntate. E quindi grazie a Federico Sbandi per essere stato con me. Domani vedrete i dettagli del libro che ci ha proposto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Grazie a Ciao tutti. Fede, ciao a tutti.